Bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di una sfida eterna, una lotta pazzesca. Ho letto di quei messaggi che non potete neanche immaginare. Ingegneria contro architettura. Ragazzi, ve lo giuro, non pensavo ci fosse così astio tra le due facoltà. Ed è quindi arrivato il momento di vedere cosa pensano gli ingegneri degli architetti e gli architetti degli ingegneri. Via! Si specifica che il contenuto di questo video è stato estratto interamente dai messaggi da voi mandati. Per capire infatti a pieno la faida tra ingegneri e architetti, ho deciso di riportare esattamente le vostre parole. Ciao a tutti, sono uno studente di ingegneria, team ingegneria. Volevo solo dirvi che un ingegnere parla perché sa, un architetto parla perché pensa di sapere. L'ingegnere ha una mole di studio, vero? Non taglia polistirolo. Un 18 in analisi vale quanto un 25 in progettazione. Gli ingegneri sono meglio degli architetti perché mentre noi al primo anno studiamo analisi, matematica e informatica, loro fanno i modellini con la carta. L'altro giorno ho sentito un architetto dire: alla fine la scienza delle costruzioni che facciamo noi è uguale a quella che fate voi ingegneria. Ma vacca! È ovvio che gli ingegneri sono meglio degli architetti, tranne quelli di gestionale. Gestionale la odiano tutti. Architetto, visto che pensi di essere meglio tu, mi parli un po' degli integrali, eh? 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 Cari architetti, le vostre case non starebbero in piedi neanche a diagonale. È inutile che fate un grattacielo con un pilastro della casa della Barbie. Gli architetti sono molto importanti. Servono a dirci se il divano va prima o dopo il tavolo. Fine. Architettura? Intendi Giovanni Mucciaccia? Art Attack? Ma poi scusi, quale confronto? Ingegneria contro architettura, ma stiamo paragonando le lasagne fatte in casa con quelle buitoni del supermercato? Ciao, sono uno studente di architettura. È interessante come di notte, mentre noi facciamo progettazione e creiamo modellini, loro ripassino le tabelline. Gli ingegneri hanno veramente un ottimo senso estetico. Chi non metterebbe un pilastro in mezzo al soggiorno? Complimenti! Sono bravi gli ingegneri a fare i calcoli. Nessuno li sa fare, tranne il computer e la calcolatrice. L'ingegnere è sicuramente il braccio, quello che fa, ma la mente, la creatività, è tutta nostra. I progetti architettonici degli ingegneri sono molto molto belli, se loro avessero 6 anni e fossero in prima elementare. L'architetto lo riconosce subito, ha gusto. L'ingegnere è quello che gira coi sandali e calzini. Non a caso non ci sono ragazze, no? E poi ci sono io, che non sapevo cosa fare della mia vita, ho fatto ingegneria ed architettura. Adesso gli architetti mi prendono in giro perché sono metà ingegnere, gli ingegneri perché sono metà architetto. Bravo! Detto questo, ragazzi, volevo inserire anche design nella sfida, ma ho detto lasciamo perdere. E noi ci vediamo con la prossima sfida, che credetemi sarà ancora più agguerrita. Per sapere qual è, seguitemi su Instagram al link che trovate qui sotto. E se vi va di supportarmi, iscrivetevi al canale, basta cliccare qui, e vi ringrazio molto. Architettura o ingegneria? Io voto... Ma è una laurea.